Quattro giorni dopo, CMB e Pesaro si sfidano nuovamente. I padroni di casa giocano per prolungare la serie, la squadra di Colini per entrare in semifinale. Amici di PMG Sport Futsal, buon pomeriggio da Davide Menalascira. Sono i playoff scudetto, sono i quarti di finale, tra poco tutte le emozioni di gara 2. Ancora Onorio alla battuta, stavolta cerca ancora Canal. Si muove intanto Salas sulla panchina di Colini, attenzione al tiro di Canal. Sarà battuto da Borruto e poi arriva il gol. Il Pesaro trova il vantaggio dopo 2 minuti e 45 secondi. 1-0 per la squadra di Colini. E allora deve difendere la palla. Borruto gliela porta via. 2 contro 2. Tony Dandella. Tanto spazio davanti. Arriva il 2-0 del Pesaro. Firmato Felipe Tony Dandel. Tra le proteste però del CMB arriva anche il giallo per Neto. Appoggia la palla a sinistra per D'Olivera. Tiro murato. Ancora Salas in porta. Bravo però De Oliveira anche in fase difensiva, diventa 3 contro 2 per il Pesaro. De Oliveira centralmente, tanto campo per lui. Ancora una volta il tiro finisce fuori di poco. Isidoro, sta arrivando Ramon che con deviazione riapre la partita 1-2. Il CMB accorcia le distanze con Ramon Bueno Ardite nella metà campo offensiva del CMB. Vai Isidoro, la battuta, va a cercare proprio Andre Santos. Schema perfetto che porta il 2-2 del CMB. Si muove Canal lontano dall'area di rigore. La palla invece è centrale per Borruto che con l'esterno tocca la palla che finisce però fuori. Principalmente a Pulvirenti. La palla è fatti per lui che con deviazione trova il 3-2. Il CMB si porta avanti all'11esimo con la rete di Giovanni Pulvirenti. Di Oliveira per Taborda, anticipo netto di Pulvirenti su Borruto, 2 contro 1, Pulvirenti con la punta in porta, respinge Miarelli, va Jefferson che calcia in porta e c'è una gran parata di Miguel Weber. Onorio per Di Oliveira, cerca la palla di ritorno, in qualche modo arriva ad Onorio, la palla è fuori. Di Oliveira ha dimenticato la difesa avversaria, cerca spazio per il tiro e punisce subito, palla prima sul palo e poi in porta, arriva il 3-3 dell'Ital Service con la rete di Giulio Di Oliveira. Onorio col mancino in porta, trova ancora il vantaggio il Pesaro con la rete di Umberto Onorio al minuto numero 3 della ripresa. Well fa scorrere bene sulla destra per Pulvirenti, ancora Well, va la conclusione, vola Miarelli che mette in calcio d'angolo, carica su Onorio, chiama in profondità la sfera Borruto che la aggancia in qualche modo, la mette a disposizione di Canal, deve impegnarsi Weber per respingere e negare il 3-5. Pallo laterale affidato a Onorio che la gioca per il sinistro di Canal. Pulvirenti, ancora Canal col tacco, poi Borruto manda fuori. Ancora uno contro uno con Onorio, di spalle però l'argentino si appoggia a Ramon che stampa la palla sul palo. Poi contropiede Pesaro d'altra parte, 2 contro 0. Canal può puntare la porta e Weber tiene a galla i suoi. Ramon va direttamente in porta e trova un super gol. 4-4 CMB, ancora Ramon Bueno Ardite. Intanto Neto va a rubare la palla, duella con Borruto, calcio in porta, parata bassa di Miarelli che mette in calcio d'angolo, cerca spazio, poi va da Ramon, da lì può calciare, Ramon va in porta, impegna Miarelli che mette in calcio d'angolo, permettendo a Ramon di tornare in campo, dentro anche Tony Dandel per la fase difensiva, calcia! Beffa Miarelli sul primo palo e trova il 5-4 del CMB, Andre Santos al minuto numero 19 della ripresa, fa 5-4. Un grandissimo CMB batte 5-4 Little Service Pesaro e prolunga la serie a gara 3.